nata a Palermo una banda di trafficanti di esseri umani, capaci di organizzare partenze dall'Africa e anche fughe dai centri di accoglienza italiani per spostare i clandestini nel nord del paese, in Europa o negli USA. Il sospetto concreto è che la banda avesse fatto affari perfino sugli immigrati fatti sbarcare dalla Diciotti, un'altra vicenda che per qualcuno doveva costarmi l'ennesimo processo. Grazie a forze dell'ordine e magistratura per la brillante operazione. Sono sempre più orgoglioso di andare in tribunale a Catania, il prossimo 3 ottobre, e ribadire che difendere l'Italia e i suoi confini non è un reato ma un dovere. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.